eravamo rimasti lì. Ecco, no, io solo perché poi gli esperti sono loro, io di comunicazione poco, però come vedete Ragonesi è bravo, dice, se ci metti calcio in culo sui giornali ci si va, e noi abbiamo bisogno di andarci sui giornali, anche rischiando qualcosa. No, preferiremmo non andarci per queste cose e andarci magari perché facciamo attività, che è un'attività importante sul territorio. E noi cose ne abbiamo fatte tante, in rapporto a quelle fatte ne abbiamo raccontate poche, siccome la strada intrapresa è quella di un'attività, noi eravamo per un'attività sindacale, un'attività di aggiornamento, le nostre finalità era questo, abbiamo esteso le nostre attività, l'abbiamo estesa sul sociale, che abbiamo affrontato la disabilità, abbiamo affrontato il discorso della formazione anche dei detenuti, che è una cosa importante, e può darsi, c'è la possibilità che questo diventi un progetto europeo, dovesse succedere questo, potrebbe essere una cosa molto importante che darebbe ancora lustro alla nostra associazione. E stiamo partendo con le scuole calcio, che hanno determinate caratteristiche le nostre, è un impegno grosso sul territorio, però abbiamo bisogno che queste cose vengano fuori, ve lo dico, un po' si rompe anche i coglioni, perché su quello che abbiamo fatto a Caltanissetta siamo andati sui giornali, chiamano quelli della Lega, dice ma come non ci avete invitato, non c'entra un cazzo, non avete invitato, per andare sui giornali, noi non è che andiamo sui giornali per avere la fotografia di uno di noi, di voi sui giornali, ma perché l'associazione ha bisogno di essere riconosciuta, non può passare, per tanti c'è ancora l'idea che l'associazione sono Allegri e quelli confondono tra associazione, panchina d'oro, cioè, l'associazione anche per colpa nostra, anche per la poca capillarità sul territorio, ancora non è passata. Per cui il discorso di una comunicazione importante fatta da chi sa fare comunicazione, questo io credo che sia la base, che sia il nostro futuro, altrimenti non si va da nessuna parte. Ecco perché li abbiamo riuniti qui. Poi c'è una questione, ragazzi, questo ve lo dico, la nostra è una comunicazione particolare, se io prendo un esperto di comunicazione che lavora per Montezemolo o che lavora per cosa, per l'altro lì della Fiat, come si chiama? O chi lavora per Macchione, non è il nostro tipo, non è il nostro tipo. Gli esperti della nostra comunicazione devono essere innamorati dello sport, innamorati del calcio, innamorati del mestiere di allenatore, altrimenti dice io il grande esperto, quello per Marchione che gli fa vendere tre macchine in più, io non ho bisogno, a parte una comunicazione sua che non mi guarda, però noi abbiamo bisogno di battere altre strade, ecco, bisogna cercare di capire che dalla nostra comunicazione traspaia la voglia del mestiere di allenatore, la passione che abbiamo, le cose nelle quali noi crediamo, i valori nei quali noi ci impegniamo, sapendo che ci sono le eccezioni, sapendo che c'è chi sbaglia la domenica, sapendo chi sbaglia nei comportamenti, sapendo che ci sono ancora che sbagliano nel fare gli allenatori, però la nostra strada è quella di cercare di migliorarli, di creare situazioni e ambienti nell'interesse nostro, questo deve essere chiaro, ma nell'interesse anche di tutto il sistema, per la passione che abbiamo in questo, ecco. Questa dovrebbe essere la premessa, quello che ci indirizza in tutti i nostri lavori. Ripeto,
sappiamo che ci sono situazioni particolari, in qualche regione siamo un po' più, da questo punto di vista, un po' più dormienti, da altre parti siamo un po' più attivi, sia come comunicazione che anche come attività. Però abbiamo visto, laddove la comunicazione comincia a funzionare, c'è il risveglio. Questo l'abbiamo visto, ecco il perché della vostra presenza qui. È stato un discorso che abbiamo fatto per tutti e cercare di pubblicizzare quelle che sono le nostre attività. Ecco, questa è la cosa che volevo dire. Secondo me bisognerebbe partire anche velocemente da un'analisi, così come avete fatto, delle vostre situazioni, ognuno sul vostro territorio. Dice, io ho questi problemi, ho da fare questo, da fare quest'altro, poi tanto siete stati mandati qua dai presidenti regionali, quindi rapporto con i presidenti regionali li avete, e quindi attraverso il rapporto con loro cercare di sviluppare questo percorso, che è un anno particolare, è un anno particolare. 50 anni sono tanti, in 50 anni quante ne abbiamo viste morire di associazioni? Noi siamo andati avanti come numeri, siamo andati avanti come attività, ci siamo aperti anche al di fuori dell'Italia, tentativi per ora nella ricerca, e anche questo credo che vada comunicato, e questo deve riguardare la comunicazione che va su tutti voi e vada a tutte le regioni. Noi stiamo cercando di trovare contatti con l'estero con un obiettivo, che è quello di trovare posti di lavoro per i nostri associati. Punto. Su questo chiaro, trovare posti di lavoro all'estero per i nostri associati. Perché io, se li devo andare a trovare per l'associato di un altro, non ci va, no, mi sembra anche normale. Su questo bisogna essere chiari, perché, e bisogna farla passare l'idea, c'è il lavoro sul territorio nazionale, però ragazzi, se noi guardiamo i nostri giovani, tanti partono, se c'è la necessità di fare la valigia e andare a lavorare fuori, avendo competenze, conoscendo le lingue, so quello che occorre, io credo che questa sia una cosa che è un'opportunità che l'associazione deve riuscire a dare. E sappiamo le situazioni, quelle che sono sul territorio, quanti allenatori vengono formati, io credo che questa deve essere una strada che vada comunicata, anche perché questo credo importante anche per far vedere quello che noi stiamo facendo. Detto questo, bisogna che andate avanti voi ora, ce ne sono, insomma, esperti di queste cose siete, confrontatevi con i presidenti regionali vostri, però tenete rapporti anche con la parte organizzativa centrale, diciamo, che vuol dire sono loro, siamo noi, tutti quelli che siamo qua, un qualsiasi dubbio, vi verranno dati tutti i nostri numeri di telefono, un qualsiasi dubbio chiamateci, perché bisogna stare attenti nelle prime volte che ci muoviamo, la gente si agita, là quello voleva venire, non c'entrava un cazzo, voleva venire a farsi la fotografia, no? Vieni, dice no, su questo progetto io ci metto 1.000 euro, vieni.